can fly. Modelli cinesi di smartphone non ne finiscono mai, questo è il modello Note Plus della Qbot, una marca che di modelli veramente molto, molto forti, molto in voga sul mercato, non è che ne abbia fatti uscire tanto, però questo è comunque un modello particolarmente riuscito. Apriamo la confezione, vediamo che al suo interno ci sono veramente poche cose, ci sono alcuni libretti illustrativi dove vengono mostrate alcune informazioni e una piccola guida dove all'interno ci saranno alcune particolarità per chi non ha mai usato un telefono, per chi ha le prime armi, per mandare le mail, che appunto questo smartphone ha un range di prezzo molto basso, per cui se gira intorno ai 100 euro perfetto per chi ha bisogno di comprare il primo smartphone. All'interno abbiamo anche il caricatore di tipo C e il nostro adattatore a muro con un'uscita output relativamente bassa come le altre presenti all'interno del commercio. Questo invece è il telefono, andiamo a togliere la pellicola insieme, vediamo che all'interno della nostra confezione viene data subito una cover protettiva trasparente per tenere lo schermo e il nostro telefono protetto. Questo è il menu, il launcher, noi possiamo andarlo a cambiare poi all'interno del Google Play. Andiamo a fare delle piccole prove all'interno di Facebook e altri social per vedere un po' come girano. Il caricamento dipende esclusivamente dalla nostra connessione. Vediamo però innanzitutto alcuni problemi, che non è veramente molto fluido con i vari procedimenti. Se vogliamo fare una procedura e una navigazione più tranquilla invece può risultare comunque tranquillo come telefono, andando a vedere anche Instagram comunque è fluido, ma nella sua particolarità, comunque nel suo processore, nella sua scheda grafica, fa comunque ciò che può. Dobbiamo accontentarci per questa fascia di prezzo, il telefono è quello che è, cerchiamo di tenerci quello che abbiamo. Andiamo a vedere adesso brevemente all'interno di Google alcune pagine come il Corriere della Sera, che è tra quelle più pesanti. Andiamo a vedere sia la modalità desktop e la modalità mobile. Questa è la modalità mobile dove vediamo alcuni articoli, caricamento piuttosto veloce, fluido come prima nei movimenti, però se andiamo a zoomare poi l'immagine vediamo che comunque riesce a garantirci comunque alcune prospettive. Questa è la versione desktop, non è come quella del computer ma comunque è più aperta rispetto a quella mobile, vediamo che si zoom particolarmente in modo facile, ci apre anche un'immagine, una pubblicità. Andiamo a vedere invece il mio sito smilecommerce.altervista.org, il caricamento anche qua è relativamente rapido, contando che è una pagina molto pesante con molte immagini, molti video. Andiamo anche qui a zoomare, si riesce a distinguere molto bene le varie lettere, le varie frasi, le varie parole. Andiamo a fare anche altre prove, andiamo su Droid Info, questa applicazione con la quale abbiamo ottenuto tutte quante le informazioni sul telefono nei minimi particolari. Abbiamo alcuni consensi da accettare, queste sono le varie informazioni del dispositivo, il numero della build e il varie Java installato. Abbiamo un telefono con 4 core, una velocità di clock purtroppo non nella media. Abbiamo la memoria RAM, 3 GB di RAM a disposizione, ne abbiamo già di meno, 25 giga invece circa come memoria ROM, come memoria interna. Abbiamo fotocamera primaria e secondaria, qui non vengono mostrate le giuste caratteristiche, indica che ci siano entrambe le fotocamere di 16 megapixel quando effettivamente le foto che fa non sono assolutamente tali. Purtroppo abbiamo questo tipo di problema con le nostre fotocamere di questo telefono. Abbiamo la modalità e la possibilità di registrare però i video in Full HD 1080p. Abbiamo fatto la prova dell'immagine, abbiamo visto un po'
alcune caratteristiche del telefono, andiamo a fare uno speed test per vedere se anche la connessione risulta buona. Ricordo che siamo collegati con una rete wifi, un ping molto basso, una velocità di download circa di 25 MB al secondo, una velocità invece di upload che ha avuto un picco intorno ai 20-25 MB, ma si aggira intorno ai 19-20, comunque un risultato relativamente buono. Andiamo a fare invece delle prove per come si vedono i video in 4K. Questo è un video su YouTube, ci sono anche l'audio di come si sente. Abbiamo un audio in stereo, comunque riesce a garantirci alcune possibilità e alcune garanzie. Andiamo a vedere nel dettaglio il telefono. Al di sotto abbiamo il nostro stereo, la nostra uscita di tipo C. Sul lato destro abbiamo il tasto spegnimento, accensione e del volume. Tasto sinistro non abbiamo nessuno. Al di sopra del telefono avremo invece l'entrata aux jack di 3,5 mm, sull'esterno, comunque sulla parte posteriore abbiamo la nostra fotocamera singola e il nostro pulsante per la nostra impronta digitale, che è risultata più o meno lampante e tempestiva. Una volta che si apre il telefono possiamo entrare nel reparto più specifico, ovvero dove andiamo a inserire le nostre SIM e la nostra micro SD. Ricordiamo, è un dual SIM, dual standby. Abbiamo la nostra batteria. Parlando della batteria brevemente, non riesce ad arrivare più o meno a metà giornata, parliamo di 2800 mAh. Non è un risultato molto elevato, ma per un telefono di questo range di prezzo ci dobbiamo accontentare. Andiamo a fare altre prove. Prova quella decisiva per capire la RAM del telefono, Real Racing 3, vediamo in quanto tempo si apre. Non starò a velocizzare l'immagine, così almeno possiamo capire veramente in quanto tempo si apre e la propria tempestività del telefono. Approfittandone di questo caricamento, ahimè molto lento, andiamo a parlare più o meno del telefono. Come ho detto in precedenza, RAM di 3 GB, ROM di 32 GB, espandibile comunque con micro SD, il limite dovrebbe essere intorno ai 256, ma per chi compra telefoni del genere non penso che arriverà a usare quel tipo di micro SD o ad occupare quel tipo di gigabyte. Si è avviato il gioco, andiamo un attimo a provarlo. Vediamo che oltre le mie incapacità nel gioco abbiamo anche alcuni tipi di lag e alcuni tipi di scatti. Questo gioco non è con internet, almeno in questo caso questa è semplicemente una prova che mi è effettuata una volta che si scarica il gioco. Si possono notare anche per chi ha più difficoltà, per chi non è molto esperto in questo campo, alcuni scatti da parte del gioco. Questo comunque è il gioco più fluido che tengo a precisare all'interno del videoplay. È il gioco comunque che mette a sottoprova il nostro telefono in un modo superiore rispetto a tutti gli altri. Chi compra questo tipo di telefono, continuo a dirlo, non penso che vada a cercare un telefono da gaming, che vada a usare questo tipo di giochi. Purtroppo questo è il prezzo, questo è il nostro telefono, come dicono in tanti, è un cinesone, dobbiamo accontentarci, è purtroppo quello che è, comunque un telefono che offre delle qualità e delle prospettive molto buone per chi ha le prime armi, o comunque per chi non pretende un telefono per molti utilizzi, che sia per le chiamate, per vedere qualche video, per Facebook, comunque un telefono relativamente di basso prezzo. Andiamo a vedere le nostre immagini per la prova di colore. Comunque è un colore buono, uno schermo OLED riesce comunque a garantire un buon colore anche nel caso in cui noi zoomiamo l'immagine, non viene sgranata, i colori rimangono tali,
una volta che noi incliniamo il telefono, il nero comunque è positivo, non è un nero veramente eccezionale, molto molto scuro, ma comunque, ahimè, come ho detto tante volte in questo video, il telefono è quello che è. Se mi permettete, nel caso in cui volessimo comprare un telefono di questo prezzo, io consiglio di azzardare, aggiungere qualche, nemmeno una centinaia di euro, un qualcosa, e affidarsi a un telefono più propenso e più tempestivo, come può essere un Huawei o altro.